a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda gli acquisti fatti nel periodo del Black Friday. Non ho potuto fare video perché è stato un periodo un po' particolare e quindi non sono riuscita veramente a sedermi qui 5 minuti e farvi un benedetto video. Ho fatto questo make up, siamo il 25 dicembre, proprio ve lo dico, papale. E niente, quindi mi sono sistemata per farvi il video e anche per, diciamo, svegliarmi un pochettino, perché non ho passato, diciamo, un bel periodo. Però volevo farvi vedere prima di tutto il regalo che ho ricevuto da parte dei miei figli, che è una cosa che tengo tantissimo, e poi per farvi vedere gli acquisti proprio fatti per quanto riguarda Black Friday e Cyber Monday. Quindi vi faccio subito vedere il regalo di mio figlio Carmelo. Questo è una cosa che sicuramente si è messo d'accordo con la mia migliore amica, mia comare, perché quando siamo stati da Sephora, sto parlando dei rossetti di Pat McGrath, quando siamo stati da Sephora io volevo prendere questo set di rossetti. La prima volta che ci sono andata non c'era, la seconda volta non mi passava lo sconto su questo prodotto e quindi non l'ho voluto prendere, proprio per punteggio. Poi avevo lo sconto e sinceramente avevo già speso abbastanza, quindi non me la sentivo di spendere altri soldi. Invece lei ha fatto, diciamo, breccia nel cuore di mio figlio perché mi ha fatto questo regalo. Adesso, se trovo le forbici, io lo vorrei anche aprire. Trovate le forbici e andiamo subito ad aprire questi rossetti. Non capisco il fatto che ci siano queste cose all'interno, non so. Allora, prima di tutto sono molto molto carini, perché sono piccoli 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 piccoli, quindi è una cosa che adoro in assoluto. E poi dicono che sono in edizione limitata, quindi per me è una cosa più particolare. Allora, questo che vi faccio vedere è Soft Core. Non vi faccio gli swatch perché vi devo far vedere un sacco di cose, poi devo andare a fare gli auguri ai miei genitori, quindi siccome ci andremo due alla volta, quindi 2 minuti fa ho mandato i miei figli e appena tornano loro ci andremo noi, quindi non mi posso sporcare tra virgolette. Allora, il primo è questo, poi li vedrete indossati perché sicuramente li indosserò. Molto molto bello questo colore, è un malva, molto bello. Il secondo è questo qui, ed è un rosso, assomigliano a quelli della MAC e anche quelli di Huda, che hanno quell'effetto opaco molto molto bello. Questo è un rosso un po' aranciato. E l'ultimo è Executive Real Nice. Wow, questo è il mio colore, bellissimo, veramente molto molto bello, mi piace tantissimo. Allora, io ovviamente ringrazio mio figlio Carmelo, ti mando un grosso bacio amore e grazie mille per il regalo, veramente sono molto molto contenta, perché li volevo prendere però di gestitudine a parte. Allora, nel frattempo vi voglio dire se vi piace questo cambiamento, perché se non mi sbaglio questo è il primo video che faccio nella postazione nuova, perché sono stata male, quindi chi se la cacava, e quindi poi mi scrivete un commentino se vi piace questa postazione, la vedete bene con le luci e tutto, se la luminosità è buona, quindi un commentino sotto per dirmi il vostro pensiero. Poi andiamo ai miei andiamo ai miei acquisti di Sephora. Vi ho fatto un pezzettino di video che riguarda il video precedente, perché avevo delle cose che dovevano arrivare ma non arrivavano, e quindi quel pezzettino ve l'ho messo a parte, anche se mi vedete truccate nella stessa maniera per la parte finale, ma avevo quella cosa da cambiare. Allora, ho fatto sia ordini da Sephora e sia sono andata proprio per il Black Friday, perché nel frattempo abbiamo comprato il regalo per i miei figli, gli abbiamo regalato la televisione e poi gli ho preso altre cose, e quindi sono andata e mi sono scelta alcuni pensierini, perché sapevo che il Black Friday è giorno 27, io facevo il compleanno il 9 dicembre, automaticamente mi sono autoregalata un bel po' di cosucce.
Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è il Melted Matte di Too Faced. Io sinceramente lo volevo prendere, ero molto curiosa di vedere questo prodotto e alla fine sinceramente l'ho preso. Questo è il Pumpkin Sky e ha un colore molto molto particolare. Perché questo? Allora, non è un colore da me. Però sinceramente, sempre il fatto che c'è sinceramente in questo video, lo volevo prendere perché ero molto molto curiosa. Poi era scontato, poi con gli ulteriori sconti che c'erano in quel periodo, quindi l'ho voluto prendere. E sinceramente non l'ho potuto provare perché ho avuto uno sfogo nelle labbra perché sono andata fuori. Io non esco mai. Quella volta che sono uscita avevo la tramontana nelle labbra, non so chi sa. Avevo un bel gonfiore, tutte screpolate, erano bellissime, una bijou, e quindi non l'ho potuto provare, quindi lo proverò sicuramente. Ovviamente in un ordine di Sephora non possono mancare i miei amatissimi rossetti di Huda Beauty. Sapete tutti che io faccio proprio la collezione di questi rossetti perché sono fantastici, e uno di questo è stato proprio un pensiero di Betty. Betty mi diceva: "Guarda Stefania, questo è bellissimo, compralo". Io vi metto il canale di Betty 82, che è una delle Angels. Mi ha detto: "Guarda Stefania, questo rossetto è stupendo, sicuramente ti piacerà". Ovviamente l'ho dovuto prendere, proprio dovuto, ed è Graduation Day. Vi scriverò il nome direttamente, è inutile fare avanti e indietro col telefonino, con la videocamera. E questo, sapete tutti, il pack di Huda Beauty, che è bellissimo, quindi è inutile dirvi proprio specificare il pack, ma è un rossetto fantastico ed è un nude con del malva all'interno e del beige, che è una fantasticheria. Ah, questo ve lo swatcho perché è bello. Oddio, c'ho i glitter, vabbè, lo sboccio qua. Questo è il colore. Ha del malva con del nude, con del nocciola, con del... Bellissimo, bellissimo. Io non lo so come voi spiegate i rossetti. Vabbè, vi sboccio anche questo, dai. Quelli piccolini non li voglio toccare. Vi sboccio anche questo. Dai, visto che ci tenete così tanto, ve lo sboccio. Oddio, dovrò mettere queste cose sulle labbra. No, vabbè, ci può anche stare. Con dei make-up particolari credo che ci sta molto molto bene. Allora, Graduation Day è stato consigliato da Betty. Gli altri invece li avevo già visti io mentre ero là, e quindi l'ho voluto prendere. Questo è First Kiss. First Kiss, sembra tipo una bambina nel mondo dei balocchi, sì, ed è questo, ed è un nude. Allora, io di solito nella mia makeup collection ho i nude a base rosa, non so perché, ma mi sono fissata con dei nude a base nocciola, color pelle, e devo dire che mi piacciono, cioè, cosa stranissima, non, proprio non è una cosa da me. E io adoro, prima di tutto adoro questi rossetti, proprio la tipologia di rossetto, e in più adoro proprio questi colori. L'ultimo che ho preso è Joyride, questo è famosissimo, lo vedo in tanti video di americane che si truccano, che fanno dei tutorial, che io è la cosa che guardo in assoluto, il pack è sempre uguale, e questo è sempre un nocciola, però diverso. Voi dite: "Ma dove lo vedi questa diversità?" Diverso, perché questo è molto più marrone all'interno. Ve l'ho messo vicino a Graduation Day per farvelo vedere la differenza. Allora, si sporca di Stefania. Allora, questo è Graduation Day e questo è Joyride. Questo è molto più nocciola del malva che c'è qui dentro. Vedete, quando io vi dico c'è del malva all'interno, è perché c'è quella differenza, anche che sia un tono, io la vedo. E quindi io adoro Graduation Day, ma anche Joyride è molto molto bello come colore. Poi, mentre vabbè, sconti a... Conti, poi c'è un campioncino di Lancôme, poi c'è un Blue Chanel profumino, poi mi ha messo questa qui di Clarins, non so cosa sia Clarins,
Poi, vabbè, sconti, sconti, sconti. Un altro profumino di Narciso Rodriguez. Allora, cosa ho preso? Ho preso un altro correttore di questo qui della Too Faced. Invece di prendere quello grande, visto che ho tantissime cose, preferisco prendere quelli piccoli, così posso variare la mia scelta di prodotti e nel frattempo vedere anche che cosa posso comprare e cosa no. E questo è quello della Too Faced ed è il correttore. Io ho, questo è Natural Beige. Io dovrei avere Snow, se non mi sbaglio, ce l'ho qui nella postazione e quindi volevo prendere questo proprio per avere due colori per vedere anche la tonalità giusta per me, ma credo che sia questa la tonalità giusta. E da provare, diciamo, questo correttore perché la boccetta del correttore sinceramente è molto molto grande, quindi non sono sicura nel prenderlo, però devo dire che è un ottimo correttore, ne ho sentito parlare benissimo. Infatti, sono molto convinta di acquistare qualcosa della Too Faced, però quello lo vedremo dopo. Allora, poi ho preso l'ultima cosa che ho preso lì, perché questi sono ordini online, sì. L'ultima cosa che ho preso è questo spray di Mercy Andy e questo è uno spray all'aloe vera. Questo dicono che è molto calmante, tipo se avete degli sfoghi io in questo periodo, cioè sembro fucsia in videocamera, però in questo periodo ho avuto degli sfoghi, delle cose un po' particolari sul viso. Avrei preferito avere un oggetto simile proprio per essere aiutata a alleviare questo putiferio che c'era sul mio viso e quindi lo proverò sinceramente. Vediamo com'è l'erogazione. Ah, bella. Anche l'odore è carino, soffice, va bene. Allora, poi ci sono stati degli sconti e avete visto questi sconti che ha fatto Sephora online, anche negli store, eccetera, eccetera. E in questi sconti c'erano delle cose molto succulenti e quindi ho fatto degli ordini online. Una volta c'erano degli sconti che mettendo un codice, io queste cose le ho viste da Luca, lui Course Beauty, teneteli d'occhio questi ragazzi perché vi danno molti consigli e soprattutto anche codici sconto che potete usufruire benissimo. Mi scuso per i capelli, ma non mi andava di farli. E mentre guardavo le storie di Luca, una ragazza aveva postato la palettina di Natasha Denona con lo sconto, che usufruiva di uno sconto. Ho detto, mamma mia, ma veramente? Poi lui ha detto, ha confermato questa cosa, che c'erano questi sconti, e quindi l'ho prese. Allora, mi sono dimenticata, mi hanno dato anche questo specchietto, uno specchietto di Lancôme. Me lo sono dimenticato. Allora, cosa ho preso? Allora, nella prima tranche ho preso la palettina di Natasha Denona. Questa è la Glam Palette. Ero molto molto curiosa di provare questa palette perché dicono che sia una palettina nude la più bella, diciamo, in assoluto, e quindi l'ho voluta prendere perché mi voglio proprio voglio vedere come sono gli ombretti della pigmentazione di questa palettina, al contrario di quelle piccole che già avevo preso. E quindi ho acquistato questa bellissima palette. Avevo paura che mi arrivasse rotta, sinceramente. E questa è la palettina. Vedete lo specchietto e questi sono tutti gli ombretti. Sono veramente degli ottimi, ottimi ombretti. Mi sono piaciuti tantissimo, perlomeno a prima vista, perché ancora non l'ho sbocciata perché non sono stata bene, quindi amen. Sinceramente, quando l'ho vista, mi sono subito innamorata di questa palettina. Volevo prendere le altre, ma poi ho resistito e ho preso questa. E la vedrete sicuramente in qualche tutorial. E in quell'ordine ho preso, per arrivare diciamo all'spedizione gratis, ho preso la matita nuova di Nabla perché ero molto curiosa di provarla e quindi l'ho voluta prendere. Questa è la Bombay Black, è la nuova uscita e quindi sinceramente sapete tutti il fatto della rima interna dell'occhio che non mi scrive niente, nel senso che non dura niente. Voglio provare come sarà questa matita nera e ovviamente questa vi farò sapere prossimamente in televisione. No, non è vero. Poi, per
perché ho fatto quest'ordine. Quest'ordine, poi vi farò anche il video a parte, è dato dalla lista del Black Friday che avevo già fatto con le Makeup Angels. In caso vi metterò il video qua sopra. Perché vi sto dicendo questo? Perché ho preso la palettina di Natasha Denona, che vi avevo nominato, in quel video, e l'ho presa scontata. Questa magnificenza io l'ho presa scontata e sono rimasta molto molto contenta perché io ho le altre due di Natasha, quindi con questa arriviamo a tre palettine piccolissime e sono una più bella dell'altra. A me piacciono tantissimo e questi colori ovviamente sono i colori che io preferisco di più in assoluto. Infatti io stramo questa palettina e stramo questi tipi di colori. Ma ovviamente andando sempre avanti, non mi perdo tempo perché devo fare altri video. Andando avanti, ovviamente, qual era la palettina che io bramavo di più in quel video? Lei, la Triochrome. Questa è la Triochrome sempre di Natasha Denona. Già il pack esterno è una favola, bellissimo. Andiamo a vedere il pack interno. Io avevo visto una Instagram story di Yaya, una ragazza che fa video su YouTube e anche su Instagram, e avevo visto la sua e sono rimasta un po' male perché l'avevo vista sporca. E gli ho anche mandato un messaggio, speriamo che la mia non lo è. Gli ho mandato subito il video perché non l'ho voluta pulire proprio apposta, perché questa è la mia. Non so se si vede, vedete tutte queste macchioline e anche sugli ombretti, vi voglio far vedere proprio sugli ombretti le macchioline di colore, come se qualcuno l'avesse toccata, vedete? Così è come è arrivata. E sinceramente in una palettina di Natasha Denona e in una palettina di un tot di costo, sinceramente questa cosa non me l'aspetto. È tutta sporca, proprio tutto attorno è sporca. Poi, se posso vi metterò un close up, ma lo metterò anche su Instagram. Quindi, cioè, guardate lo specchio quanto è sporco, guardate, cioè, vedete, questo è tutto lo specchio, vedete, si vedono le cialdine, come se qualcuno l'avesse utilizzata. Gli ombretti non sono utilizzati, però è tutta, 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 tutta sporca. Io avevo paura che mi arrivasse rotta, fortunatamente non è arrivata rotta, io non vedo l'ora di utilizzarla, però ci sono rimasta male. Perché tu non mi puoi mandare una palettina senza un involucro, una cosa più, diciamo, sostanziosa, e mandarmi una palettina così, senza niente, col rischio che si poteva rompere tutto il... Cioè, non vi dà fastidio tutto il seguito che ha una palettina rotta, un ombretto rotto, che lo dovete far rimandare, la conseguenza, mandatemi le foto e quello e quell'altro. Perché questa cosa? Io, ad esempio, vi posso dire che quando fu di Nabla, che ho trovato un blush rotto, gli ho mandato le foto e tutto. Credevo che il corriere voleva, diciamo, la palettina per ritirarle e mandarmi quella nuova. Invece il ragazzo al telefono mi disse: dice, no, signora, dice, quello sarà un regalo nostro. Dice, gli mandiamo la palettina intatta. Cioè, io sono rimasta sconvolta. Cioè, una cosa pazzesca. Un onore veramente acquistare in quel sito. Sto parlando di Nabla Cosmetics. Quindi, sinceramente, non mi aspetto una cosa del genere da Sephora. Ovviamente vi farò il video e ovviamente vi farò dei make-up per quanto riguarda questi prodotti, perché sinceramente non vedo l'ora di utilizzarli. Bene, ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda il Black Friday e Cyber Monday di Sephora. Ma non finisce qui. Vi lascio con queste parole. Io per quanto riguarda questo video vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, veramente se vi va. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!